Il libro che vorrei consigliarvi oggi invece è di Bruno Morchio, Dove crollano i sogni. Ecco, Bruno Morchio è genovese, non c'è bisogno che lo dica io, è uno scrittore di grandissimo talento. Dove crollano i sogni però va oltre la buona scrittura. Fin dalla prima riga si apre una specie di finestra spazio-temporale che ci rapisce e ci risucchia dentro la storia, o meglio ci fa sentire come se fossimo dentro la testa della protagonista, Ramona, chiamata Blondie, che è una 17enne di periferia. Il grande lavoro di Morchio qui consiste proprio, al di là della storia, che comunque è magnifica, nell'incredibile realtà che hanno questi pensieri, la realtà di questo personaggio. Quando la scrittura arriva a questi livelli, la storia non è più solo una storia, ma diventa esperienza, e quando la leggiamo noi non stiamo più leggendo solo qualcosa, ma stiamo letteralmente vivendo questa esperienza, e ce ne accorgiamo perché la reazione del nostro corpo, le emozioni che proviamo, no? Sono le stesse che proveremo nella vita reale, per cui la comprensione, la paura, la vergogna, la delusione, la rabbia, l'angoscia, ecco, dentro di noi si muove tutto quel continente nero che è l'inconscio, e sentiamo questa bestia primordiale agitarsi, lamentarsi dal fondo della sua tana. Dove crollano i sogni è uno dei migliori libri che io ho letto negli ultimi anni, o meglio una delle mie più vive esperienze. E per questo ve lo consiglio di cuore.